partirà l'11 novembre a Fasano il campionato di Serie B per la squadra pallamano crotone, con gli atleti cresciuti nel vivaio e i giocatori di esperienza che, insieme, giocheranno nella pallamano che conta. Intanto presso il Pallacro di Crotone vi è stato un allenamento di giocatori under 15 e under 17, diretti dal tecnico federale Domenico Iaia, per individuare i migliori talenti della regione Calabria per segnalarli alle selezioni nazionali di pallamano. Iaia è coordinatore dell'area sud per la federazione. A ripartire da un grande capitale umano che in 41 anni di storia in questa città abbiamo avuto più volte modo di rappresentare anche a livelli di un certo tipo. Abbiamo avuto uno stop and go di 2 anni che chiaramente dal punto di vista agonistico, soprattutto nelle prime giornate di questo campionato, pagheremo, questo lo sappiamo. Ma ripartiamo da un capitale umano, come dicevo, che è rappresentato da giocatori, atleti, tecnici, simpatizzanti, dirigenti, i quali hanno dato massima adesione a questa società che io mi onoro di rappresentare. Siamo 10 consiglieri, ma non è solo così, non finisce qui, perché abbiamo diversi simpatizzanti, anche sponsor, dirigenti, giocatori, ex giocatori del passato. Tutti ci stanno dando grande disponibilità, tutti assieme speriamo a fine anno di tirar fuori, come dire, qualche soddisfazione che vada ben oltre il piazzamento in classifica, che in questa fase ci interessa poco. Apriremo le porte di questo palazzetto ai ragazzi, già lo stiamo facendo, già ne abbiamo, ma per fine anno dobbiamo dire che la pratica di questa disciplina è ripartita alla grande. Squadra, diciamo, di vecchi giocatori con qualche aggiunta di qualche ragazzo nuovo. Come a Fasano si va a provare, perché ormai mancando 2 anni sul campo rischiamo di subire quello stress, ci manca quel ritmo partita che finora, cioè, che non abbiamo avuto, che non abbiamo. Qual è la parola d'ordine per affrontare questo campionato? La nostra parola è duri fino alla fine, quindi fino alla fine del campionato dobbiamo combattere dal primo secondo fino all'ultimo secondo, perché nessuno ci lascia niente. Noi quest'anno siamo ritornati di nuovo a fare il campionato di Serie B per questo motivo, per trainare un po' i ragazzini che avevamo nel vivaio. Ci sono tutti i quindicenni che devono maturare, e possono maturare solo giocando e stando con i più grandi che hanno più esperienza. Come vi state preparando a questo inizio di campionato? Allora, ci stiamo allenando abbastanza duramente, stiamo svolgendo 3 allenamenti a settimana di 2 ore l'uno, e ci stiamo allenando con molta intensità. Ora sì, Fasano, l'11 saremo a Fasano e spero che ritroveremo al massimo delle nostre forze per poter fronteggiare la nostra prima partita in campionato e dare dei risultati che possano essere utili anche per farci, diciamo, un nome anche con le altre squadre, un nuovo nome, perché siamo una nuova squadra fondamentalmente. Io pratico questo sport da più o meno una decina d'anni, mio cugino faceva parte di questa squadra e giocava quando il Crotone era in A2, veniva a vedermi le partite e all'età di 7 anni ho iniziato a fare il mio primo allenamento. In Calabria vi è un ampio vivaio. Siamo qui proprio per questo, per poter visionare tutte le risorse umane che la Calabria ci potrà fornire, e in virtù di questo appunto abbiamo deciso di venire qui a Crotone per poter selezionare eventuali ragazzi che potrebbero essere di interesse nazionale. Qual è lo stato di salute della pallamano calabrese? Ecco, questa è una domanda interessante, perché lasciando stare le ultime vicissitudini legate alle passate gestioni, ultimamente la pallamano calabrese non viveva di una grossa salute. Ecco per cui questa nuova avventura da parte del Crotone di riaffacciarsi a un campionato maggiore come la Serie B darà certamente nuovo entusiasmo e nuova linfa non solo alla pallamano italiana, ma soprattutto alla pallamano calabrese. Forza pallamano Crotone! Forza pallamano Crotone! Forza pallamano Crotone! Cristian,